Ciao a tutti raga, benvenuti nel mio nuovo video, sono il vostro Lelicon e oggi voglio parlare di questa leggenda metropolitana racchiusa nelle sue quattro mura. Stiamo parlando del castello La Rotta, il castello più infestato d'Italia. E adesso via con il racconto. Infatti, a una decina di chilometri da Moncalieri, comune alle porte di Torino, si trova un antico edificio di epoca medievale, la cui costruzione risale all'XI secolo. Non tutti sanno che questa casaforte La casaforte è un'antica residenza signorile fortificata dell'epoca medievale. Si tratta di una costruzione protetta utilizzata sia dal signore rurale per conservare i prodotti agricoli ed impedire furti, ma anche dai nobili delle città che la utilizzeranno come territorio sicuro e difendibile per la propria famiglia e gli alleati. Ha la fama di essere il castello più infestato di tutta la penisola. È il castello La Rotta di cui sto parlando e vi sto raccontando è questa qui che state vedendo in questo momento. Il castello fu costruito per difendere il ponte sul torrente Banna, su cui passava la strada romana proveniente da Pollenzo. Il nome Rotta gli sarebbe stato dato dopo la disfatta subita da Tommaso di Savoia, conte francese, nel 1639. La parola rotta significa infatti sconfitta. Secondo altre fonti, il nome del castello di Moncalieri deriverebbe dalla parola rota, ovvero rogia, che significa anche luogo aperto, vista la sua posizione su una vasta pianura. Negli anni 80 la casaforte è stata restaurata e riportata al suo antico splendore. Il castello ha la forma di un quadrilatero, con una imponente torre di vedetta, un grande cortile interno, stalle, magazzini e sotterranei. Il castello nel corso dei secoli è stato proprietà di Romani Longobardi e Templari. Nel 1196 il castello fu donato dal vescovo Arduino di Valperga ad Alberto, maestro della milizia del Tempio. Divennero proprietari dei Cavalieri di Malta. Poco lontana si trova Gorra, un piccolo borgo che molto probabilmente fu magione templare e la rimase per più di 3 secoli. La presenza dei Cavalieri di Malta è comprovata da alcuni documenti storici, oltre che da alcuni simboli, come ad esempio la croce patente incise sui pilastri dell'entrata, anche per il legame con i templari. Nel corso dei secoli ci sono sviluppate intorno a questo castello tante storie e leggende, e la maggior parte legate a morti violente. I fantasmi di questi sfortunati vagherebbero ancora oggi, tutt'oggi ancora, tra le mura dell'edificio. Infatti, vi vado a raccontare adesso chi c'è in quel castello, quale tipo di fantasma gira dai dintorni. Il fantasma del Cavaliere Templare, che nel castello della Rotta è stato teatro di tantissime battaglie e di altrettante morti violente. Diversi uomini e cavalieri sono stati sepolti all'interno delle sue mura e i loro scheletri sono stati ritrovati durante alcuni scavi. Tra questi scheletri è stato ritrovato quello di un cavaliere sepolto insieme al suo cavallo,
che portava una croce di ferro al collo, in cui i resti sono stati datati nei secoli a venire. Infatti, il ritrovamento di questo cadavere colpì molto gli abitanti della zona, perché già molto tempo prima si raccontava del fantasma di un cavaliere a cavallo con una croce al collo che girava per il castello. Leggenda narra che il passato arrivò alla casaforte una giovane marchesa francese destinata a sposare il signore del castello. La ragazza però era innamorata di un giovane cavaliere, bello e coraggioso, il signor Otto. Una volta scoperta la storia tra i due, buttò la povera ragazza giù dalla torre del castello e il cavaliere, quando seppe la terribile notizia, si votò addio e partì per la Terra Santa per combattere gli infedeli. Leggenda vuole che il suo fantasma, col cavallo che si aggira per le sale della tenuta, sia proprio quello di cavaliere che vuole farsi seppellire in quel luogo accanto alla sua amata. E adesso c'è questa altra leggenda, la leggenda del frate della rotta. E un'altra leggenda legata sempre ai templari narra un nobile proprietario del castello innamorato di una bella nobile donna. Nel giorno della festa di fidanzamento dei due a corte, il palazzo fu assalito a sorpresa dai saraceni. Alcuni di questi inseguirono la giovane promessa sposa fino alla cima della torre, dalla quale la ragazza si buttò per non cadere nelle mani del nemico. Il signore del castello combatté valorosamente tutta la notte e riuscì ad allontanare i nemici, ma all'alba, purtroppo, vide la sua amata distesa senza vita sul ponte levatoio. Per il dolore e la rabbia, il nobile cavaliere decide di partire per la Terra Santa facendosi monaco, guerriero, templare e per vendicarsi di tutti i suoi infedeli responsabili della morte della sua promessa sposa. Infatti c'è anche questa leggenda, la leggenda del bambino e la sua nutrice. Si racconta che molto tempo fa nel palazzo vivesse un bambino molto dispettoso, che era la croce della sua povera nutrice, costretta a rimboccarlo e rincorrerlo per tutte in maniera per evitare che si cacciasse nei guai. Un giorno la nutrice non riusciva a trovarlo e arrivata nel cortile esausta, si fermò un momento per riprendere fiato, ma a un certo punto, vedendolo ricomparire dall'altra parte del cortile, il bambino con un sorriso malizioso e di sfida, la nutrice si lasciò sfuggire un colorito rimprovero. All'improvviso però nel cortile arrivò una carrozza trainata da cavalli imbizzarriti che travorsero il povero bambino, e la nutrice, sconvolta, andò in cucina e si tolse la vita. Da allora si dice che i fantasmi del bambino e della donna vaghino per le sale del castello, il primo alla ricerca della propria madre e la seconda in cerca del bimbo. Quest'ultima, oltre ai lamenti, lascerebbero dietro di sé un profumo di rose e ciglia. Infatti il maniero è protagonista di numerose altre leggende metropolitane sui fantasmi, come ad esempio il sacerdote condannato a essere murato vivo nel 1400 per aver commesso terribili crimini, un uomo giustiziato tramite decapitazione che ancora vagherebbe nel cortile interno con in mano la propria testa. Ho ancora una bellissima donna bionda, proprietaria del castello, che si è tolta la vita a causa delle angherie del suo marito. E quest'ultimo, si dice, vaghi per la pianura intorno alla tenuta. E poi ancora si racconta di visioni di battaglie ed interi eserciti in marcia. Infatti si narra inoltre che tutti questi spettri si riuniscano ogni anno per una vera e propria processione nella notte tra il 12 e il 13 giugno.
tutti diretti verso il maniero. Sfortunatamente il castello, essendo oggi proprietà privata, non è visitabile, ma se vi trovate da quelle parti, provate a vedere se nella pianura intorno riuscite a vedere qualcuno degli spiriti che vivono nel castello più infestato d'Italia, chiamato il Castello La Rotta. E se un giorno avrò tempo, ci andrò anche io. Una notte ci andrò anche io a visitarlo. Quando avrò tempo, ovviamente. Non sarà oggi, non sarà domani, neanche dopodomani, ma un giorno ci andrò. E farò un video dove porterò tutto sul mio canale YouTube. Tutto. E basta. Tutto girato. Boh, il video è finito qua. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se siete mai andati al castello della Rotta, se siete di Torino o dintorni o provincia. Fatemi sapere se siete andati, se avete visto qualcosa, un fantasma, qualche lamento, qualche cavallo, il cavaliere col cavallo, cioè fatemi sapere questo e altro nei commenti qua sotto. Fatemi sapere le vostre opinioni, mi raccomando. Come sempre trovate tutti i link in descrizione di tutti i miei social, nell'info box, Facebook, Twitter, Instagram, Musical. Lasciate un like, mi piace, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Come sempre ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Bel ragazzo, saluto i conti, ciao e alla prossima.